Benvenuti a tutti a questo nuovo episodio di Mercoledì, al nostro podcast di interviste che esce di mercoledì e in cui si beve il tè online e vediamo delle bellissime tazze da tè per farci compagnia. Siamo qui con Arta e Arben, sono una coppia di artisti e li abbiamo invitati oggi per parlare di un progetto, del progetto Place Off, uno dei vincitori del bando Generazioni 2020, di cui parleremo. E, però prima lascerei un attimo anche presentarvi, insomma, il vostro, diciamo così, iter artistico, come avete cominciato, come vi siete formati, soprattutto con un focus sull'arte partecipativa che è il, diciamo così, alla vostra, il vostro focus artistico e poi magari arriveremo al progetto. A voi, benvenuti intanto. Vi ringraziamo dell'invito. Sì, noi comunque siamo entrambi laureati in Accademia delle Belle Arti di Bologna e in pittura, e da lì partiamo con subito post laurea. Siamo partiti con i nostri lavori con l'arte partecipativa, con l'apertura del Museo dell'Arte Moderna nel 2000, maggio Sette. 2007 a Bologna, il Museo Mambo. E trovandosi di fronte, abbiamo avviato un dialogo diretto con i nostri dirimpettai, cioè, che era l'istituzione appunto museale che ha aperto da lì a poco, attivando una ricerca con dei progetti sei specific con i nostri condomini, dove in 3 anni abbiamo portato. Adesso il numero esatto mi sfugge, ma ho il numero di progetti partendo dalle esposizioni dei nostri quadri, no? Entrando timidamente nelle loro case per esporre i nostri quadri, dove questa è stata anche un'occasione per entrare nelle loro vite, per farsi conoscere e conoscere loro e per attingere appunto da queste conoscenze, creando poi di seguito progettualità mirata appunto per i nostri condomini. Facendo diventare loro l'opera, l'oggetto soggetto della nostra ricerca, insomma, l'opera stessa della nostra ricerca. Appunto, abbiamo concluso la nostra ricerca nel 2010 con due progetti che coinvolgevano, appunto, si chiamava condominio, e con il dominio di ognuno di loro. Il potenziale che ognuno di loro aveva nell'arte contemporanea, per cui la loro immagine esposta alle loro finestre, fotografata da noi e illuminata da loro, fino a ampliare ancora di più il numero di partecipanti con il progetto Ripilino, dove sono state 84 famiglie che hanno partecipato in questo progetto, che è stato esposto come finale, cioè l'ultimo progetto, insomma, della nostra ricerca. Sì, aggiungerei solo che in questo progetto, invece del coinvolgimento di uno dei civici di Via Don Zani 13, siamo riusciti a coinvolgere altri due civici, insomma, altri due palazzi. Insomma, quest'opera si è estesa verso altri due condomini che fanno parte dello stesso civico, insomma. All'epoca era difficile, siccome noi siamo partiti con il bisogno, dal bisogno di comunicare, no? Da artisti neolaureati, da comunicare direttamente con il nostro interlocutore che, guarda caso, era del nostro campo. E di conseguenza partivamo ovviamente con la volontà di raccontare, di coinvolgere, di far partecipare in qualche maniera sperimentando nuove metodologie, ma senza riuscire a dare un nome vero e proprio alle nostre azioni, che vanno da installazioni, performance, videoproiezioni, Pittura. pittura, insomma, siamo partiti dal classico, da quello che tutti vanno a capire, o come dire, il segnale primario che qualsiasi persona, se gli fai vedere un quadro, dici che è mio, ti dà dell'artista, insomma.
modo abbastanza esplicito di raccontare il mestiere. E alla fine della nostra ricerca, appunto invitata in questo museo dal direttore del museo all'epoca, Gianfranco Maraniello, che attualmente si trova come, cioè, direttore del MARC, no, attualmente, ci invitò a fare la nostra conferenza stampa all'interno del museo. Ed è stato lui in qualche maniera a dare un nome alla nostra ricerca e alle nostre azioni, appunto. Cioè, si trattava di arte partecipativa. Da lì noi continuiamo a portare avanti in qualsiasi situazione, in qualsiasi posto, promuoviamo e lavoriamo appunto con l'arte partecipativa. Poi adesso, questa è una piccola Sì, premessa appunto. per E dare. qual è la vostra definizione? Qual è la definizione di arte partecipativa e come l'applicate? Avete già portato un esempio, poi parliamo di place off, però se magari potete parlarne più ampiamente, più diffusamente. Ma l'arte partecipativa di per sé gioca sul coinvolgimento del pubblico, trasformandolo anche in attore, non solo in pubblico passivo rispetto a quello che è l'opera d'arte, ma diventano anche coautori. E questa è la chiave principale di significato proprio dell'arte partecipativa. Cioè il pubblico in questo senso assume anche un ruolo proprio un po' di formazione rispetto a quella che è l'arte contemporanea, perché comunque non scordiamoci che l'arte contemporanea non è digerita bene dal pubblico, a volte anche dai stessi come dire, dai stessi attori, insomma, non solo dai fruitori. E in questo senso diventano anche più, con l'azione che noi facciamo, diamo anche degli strumenti, cioè con il coinvolgimento, degli strumenti che diventano utili alla comprensione dell'arte contemporanea. In genere è questo. E come siete, cioè, qual è stato il vostro, diciamo così, percorso artistico da pittura all'arte partecipativa? Nel senso, è stato un percorso continuo, diretto, oppure appunto la ricerca è partita appunto da qualcosa di più, come diceva Arta, di più classico che poi si è evoluto, diciamo? Avevate interesse già durante l'università, già prima magari, Sì, quando eravate più. ovviamente durante l'università comunque si mastica un po' di tutto, insomma, e si elabora un po' di tutto e ci si sperimenta anche. Noi abbiamo una matrice fortemente anche pittorica, volendo, cioè sarebbe uno dei nostri linguaggi preferiti, però. Ci siamo intrufolati comunque in questa ricerca di arte partecipativa proprio per sollecitare comunque sollecitare al museo, all'istituzione in qualche modo, sollecitare le nuove forze creative e l'attenzione verso queste figure nuove. Però facendo questo, abbiamo anche avviato l'elaborazione di diversi modi di comunicare l'arte, per cui, come un po' diceva l'Arta prima, abbiamo incominciato sì con un'installazione pittorica, ma abbiamo proseguito con vari linguaggi, tipo il video, l'installazione, la performance e quant'altro. Per cui adesso noi ci troviamo, artisticamente parlando, ci troviamo come artisti che attualmente usiamo un po' tutti i linguaggi che appartengono all'arte in genere.
all'arte contemporanea, ma all'arte in genere. E poi siete anche appunto i Per fondatori. cui pittura, installazione, fotografia, performance, video, quel che sia, insomma. Quello che è importante è quello che si dice, il messaggio che si trasmette. Non tanto il linguaggio prettamente di una tecnica o l'altra, di un genere o un altro. A proposito di questo, vi siete anche i fondatori, se non sbaglio, di una cooperativa Eduart, che porta avanti diversi percorsi attraverso l'arte partecipativa. Ci volete illustrare un attimo anche come è nata questa esperienza? Quando anche a Bolzano? Allora, Eduard nasce a quasi 2 anni, giovane come cooperativa, e nasce proprio dalla volontà, ma anche conoscenza di noi due, come abbiamo, non so se bene, nel frattempo ha raccontato che comunque quando siamo arrivate a Bolzano, siamo entrati nel mondo, nelle realtà cooperative, per cui la conoscenza di questa nuova realtà, dove comunque volevamo intrecciare i nostri due, le nostre Il nostro, diciamo, folder, la formazione background che avevamo portato da Bologna, volevamo intrecciare in qualche maniera con quello che era il nuovo mondo che ci stavamo approcciando e che conoscevamo poco a poco. E abbiamo maturato un bel po' di anni dove con la cooperativa Xenia abbiamo portato, intrecciato vari progetti di arte partecipativa. Con una di queste abbiamo realizzato anche l'opera di Panorama. E Panorama 2010, se non sbaglio, sì, Sì. 2010. E una volta testato la possibilità e il potenziale che potevamo, insomma, avere proseguendo con l'apertura di una cooperativa dove, oltre al messaggio dell'arte, no? Oltre alla volontà di fare progettualità mirata, di creare partecipazione tramite l'arte, che comunque lo usiamo come medium per poter riuscire ad abbattere non solamente le barriere mentali che possono dividere i vicini di un condominio, come ci è stato attribuito con il lavoro di Bologna, no? L'hanno chiamato il miracolo sociale, dal momento in cui si parlava di arte, non più di design, piccole incomprensioni, insomma, di vicinato. Ma quartieri o scuole o le chiese, con le due chiese che abbiamo lavorato, insomma, volevamo comunque cercare di creare un nuovo tipo di mediazione e di formazione tramite l'arte partecipativa. Per cui è nata la volontà e l'esigenza in questa maniera, di costituirci cooperativa. Edu.art sta appunto educare con l'arte. Cioè, education art. E a proposito di Scusami. questo, cioè in collaborazione con il liceo Giovanni Pascoli e l'associazione Strada Erbeg e Media Lab, nel 2020 avete portato avanti questo progetto che si chiama Place Off, che si è poi concretizzato nell'evento Place 2020. Ci vuole raccontare un po' di cosa si tratta? Qual è stato il coinvolgimento degli studenti, dei ragazzi, cosa hanno fatto poi Allora, Place Off nasce dalla volontà, come dicevo, dopo l'apertura della cooperativa, l'esigenza subito quella dopo, insomma, era quello di riuscire a passare la nostra conoscenza e riuscire ad attivare altri giovani artisti per lavorare nella stessa procedura, per fare più rete possibilmente, no? Ampliare ancora di più il raggio di azione. E sugli eventi performativi artistici sulla comunità. E con il bando appunto Generazioni siamo riusciti a realizzare questo nostro primo intervento che parte appunto con liceo artistico, nonché di scienze umane, nonché pedagogico, no? Cioè economico, avevamo qua il pedagogico, mi pare. Sì. Pedagogico e, scusami, economico e artistico. E siamo partiti con quello, non cioè, ovviamente io provengo da questa scuola, per cui diciamo che
ho fatto 2 anni al liceo Giovanni Pascoli. E nel DNA della nostra progettualità, appunto dei progetti di arte partecipativa, ci stanno questi 3 elementi: quello artistico, quello pedagogico e comunque anche quello sociale e economico, no? Di conseguenza volevamo appunto mettere e creare della progettualità per anche questi 3 indirizzi che la scuola, guarda caso, si è ampliato e adesso ha. Possibilità mancante, siamo partiti bene, ma purtroppo per la questione Covid, per le restrizioni che sono state, chiusure, chi in quarantena, chi poi completamente insomma, è passato con la didattica a distanza, siamo riusciti a fare diversi incontri online per poter portare avanti la progettualità. E il progetto Place Off, racconti te, nasce Ma guarda. Place 20, non vai avanti, perché così. Sì. Place 20, Va vai. bene. Eh, Così non parlo solamente io. sì, il progetto comunque sta da dire che ragiona sul concetto della piazza e della sua funzione, la sua funzione di socialità, diciamo che oggigiorno ha perso quella funzione di socialità che aveva una volta. Per cui i ragazzi sono stati invitati a ragionare proprio sul concetto della piazza e della sua funzione oggigiorno. Per le difficoltà scontrate che anticipava anche la mia collega, diciamo che il piano d'azione, come è stato preventivato, non è stato possibile rispettarlo, nel senso che il lavoro che dovevamo fare lo dovevamo fare in loco, ossia proprio vicino alla piazza Don Bosco, perché si tratta proprio della piazza Don Bosco come oggetto proprio di coinvolgimento, e molto del lavoro che si doveva fare in loco non è stato possibile farlo. L'altra componente, che sarebbe quella di coinvolgere la cittadinanza, anche questo ha scontrato diversi problemi. Per cui, alla fine, per confezionare tutto il lavoro e dar voce comunque ai progetti che i ragazzi avevano fatto, abbiamo deciso di creare una performance dove in qualche modo si racchiudevano un po', si racchiudevano le idee progettuali dei ragazzi. La performance si è svolta in Piazza Don Bosco, l'attore principale è stato uno degli alunni del liceo Pascoli, che si chiama Nicolò. Praticamente consisteva la performance aveva 3 elementi fondamentali: quello della sedia vuota o delle sedie vuote, perché sono state poste in un'installazione circolare. Ognuna di queste sedie portava un box audio. L'altro elemento comunque era la piazza, perché l'installazione era messa in piazza. E il terzo elemento era un tappeto di casa che richiamava un po' l'interno della casa, ma della casa di ognuno di noi, È un salotto all'aperto. come il salotto all'aperto, insomma. Nelle casse audio venivano trasmesse tutte le opinioni, le riflessioni che avevano fatto i studenti durante il processo proprio di progettazione. E Nicolò, nella sua performance, era munito di una parabola è un ricevitore satellitare, no? Che cercava di captare il segnale,
là dove fosse, e nelle casse audio veniva trasmesso comunque, venivano trasmesse queste le riflessioni dei ragazzi. Insomma, questo proprio perché richiama Play 2020, richiama anche questa annata un po' strana per tutti noi, un inedito che noi non avevamo mai visto alla fine, per cui richiamava un po' quel vuoto che si è creato nelle nostre piazze, nelle nostre città, e la socialità, le conseguenze che ha avuto sulla socialità. Insomma, abbiamo cercato in qualche modo di racchiudere questo periodo nella simbologia stessa di questi elementi, insomma. Tengo a precisare che questo lavoro fa da cornice alla progettualità dei ragazzi, sì, cioè, l'avevi detto? No. E visto che comunque i tempi tecnici tra la chiusura del primo step del bando generazione prevedevano chiusura forzata entro dicembre, e comunque i tempi stretti tra ovviamente varie oscillazioni di presenza o non presenza e quarantena e robe varie, tuttora noi siamo in contatto con la scuola per la selezione dei migliori progetti che vorremmo attivare, Covid permettendo ovviamente, ma in qualche maniera in ogni progetto c'è versione A, B e C riguardo a tutte le possibilità e eventualità che possono nascere in corso della realizzazione dell'opera. Perciò il nostro lavoro insieme ai ragazzi fa un po' da cornice a quello che sarà la progettualità che vorremmo realizzare quest'anno con i ragazzi delle Pascoli e la comunità di Don Bosco. Cosa su come proseguirà, insomma, se lo sapete come proseguirà e se si può anticipare qualcosina. Ma diciamo che allora no, perché comunque vorremmo vederci di nuovo per un tè, visto che l'abbiamo trovato molto gustoso e piacevole questo momento di condividere chiacchiere e tè, ma no, al di fuori di questo lo trovo un po' prematuro, visto che comunque siamo ancora in fase di selezione della progettualità dei ragazzi. Posso dire solamente che sono venute fuori delle gran belle idee progettuali, e ci sarà veramente realizzazione, visto che comunque serve anche per una questione economica, insomma, non possiamo sostenere tutti quanti, ci troviamo costretti a selezionare i migliori tra veramente dei grandi progetti che sono nati da tutte le tre classi. Abbiamo detto che le classi erano differenti di queste classi che abbiamo coinvolto nel nostro progetto. Perciò c'è solamente da rivedersi una volta che selezioniamo e facciamo il secondo step. Ma più che dire in specifico cosa accadrà, quello che è importante è che questi progetti noi stiamo mirando, permettendo comunque il Covid, come diceva la Arta, stiamo mirando a crearli veramente in Piazza Don Bosco, insomma, che abbiano comunque anche un pubblico e che ci sia un pubblico coinvolto. Questo è un elemento, diciamo, anche scontato di per sé, però visto questi tempi qua... Era scontato, adesso non è scontato più niente. Visto i tempi Covid, comunque la cosa migliore è che questi progetti dei ragazzi vedono la luce del sole, comunque sarebbe importante anche per loro, perché è una progettualità nuova anche, vogliamo dire, per loro. Sarebbe molto importante che si confrontano con spazi nuovi, in questo caso c'è la piazza, ma che si confrontano anche con il pubblico. Vorrei aggiungere un'altra cosa, che forse prima non ho detto. Per quanto riguarda i ragazzi, gli alunni del Giovanni Pascoli, del liceo, questa è un'opportunità comunque dove loro possono concretizzare dalla progettualità alla realizzazione dell'opera, è una specie di palestra dove comunque affrontare dal vivo la realizzazione concreta della progettualità, basandosi
infatti, dei vari processi e basandosi e appoggiandosi alle botteghe di cultura che comunque ne fanno questo da 2 anni, per cui come sostenitori, come abbiamo lavorato anche con l'Università di Design, Facoltà di Design di Bolzano, nella stessa maniera siamo offerti anche come botteghe, no? Perché noi parliamo anche da Bottega Don Bosco Social, siamo in più vesti, e con le altre botteghe, con Culture e Youth Magazine, appunto, facciamo rete per sostenere i ragazzi nei vari processi della realizzazione dell'opera. Ok, certo, anzi, io non ho altre domande, siamo stati molto, molto chiari e grazie intanto per aver partecipato a Mercoletè con le vostre bellissime tazze e grazie a te. Fra gli auguri, insomma, per i progetti futuri e quello che verrà. E alla prossima, insomma. Grazie, grazie dell'opportunità e alla prossima con molto piacere. Grazie a voi. Ciao.